Ciao a tutti amici di chimeraneo.com. Dopo aver visto l'unboxing del Nexus 5, iniziamo con una piccola serie di video focus sulle varie funzionalità del nuovo smartphone di casa Google. Iniziamo con un piccolo focus sulla navigazione web. Abbiamo avuto alcune richieste sul appunto questo tipo di video perché molti si lamentano di una navigazione un po' strana, un po' laggosa, però adesso, come vedrete, questa cosa qua in realtà è completamente falsa e ve lo posso dimostrare. Allora, come vedete qua abbiamo due browser, quello di predefinito che è Chrome e questo qua che ho installato io che è Firefox. Solamente devo fare una piccola comparativa tra due browser diversi. Ovviamente iniziamo con Chrome che è il browser di default. Andiamo intanto sul nostro sito di Chimera Revo. Allora, ecco qua. chimerarevo.com. Si aprirà ovviamente la versione mobile del nostro sito. Il tempo che carica, la mia wifi ovviamente non è velocissima e come vedete lo scrolling è veramente ottimo, non ha nessun problema di nessun tipo. Anche lo zoom, pinch to zoom classico, è ottimo. Adesso abbiamo avuto un texture flow perché a causa dello zoom, come vedete possiamo zoomare anche out con Chrome e questo qua è abbastanza normale. Si vede, se apriamo il menu laterale, è fluidissimo, l'accelerazione hardware va veramente bene, soprattutto sul nostro sito che è molto ottimizzato, anche le news lateralmente sono molto fluide, nessun problema. Adesso andiamo a prendere un sito un pochino più pesante, come per esempio il sito del Corriere. Scusatemi, allora. Allora, Corriere la sera, eccolo qua. Allora, adesso c'è però ovviamente questo qua è il sito mobile del Corriere della Sera, ma a noi non ci interessa il sito mobile e apriremo il sito desktop con la classica spunta di Chrome. Andiamo a vedere il sito desktop del Corriere della Sera che è abbastanza pesante. Come vedete lo scrolling è ottimo, non abbiamo nessun problema. Scrolling, pinch to zoom. Anche out, in out, panning, classico. Se ne pinciamo e ci muoviamo, non abbiamo nessun problema. Adesso vorrei andare a prendere, tornare su Chimera Revo, solamente per andare a vedere una sezione video e per farvi vedere almeno come funziona col plugin video dei siti. Sezione video, andiamo a prendere un video qualunque, non ci interessa in questo caso il tipo di video. Ecco qua. Se facciamo play, ovviamente si avvierà la versione HTML5 e come vedete anche col video non abbiamo nessun problema. Se non zoomiamo tranquillamente, adesso lo zoom ovviamente ho aperto Google Now, ecco qua. Torniamo, rimettiamo su play, come vedete nessun problema, zoom, anche zoom sul video, nessun problema e tutto va fluido. Ora chiudiamo la scheda e proviamo con un altro browser, in questo caso Firefox. Con Firefox andiamo su Chimera Revo. Eccolo qua. Come vedete si apre tranquillamente. Un attimo che finisce di caricare, ovviamente la pagina tutto dovuto alla connessione internet. Eccoci qua. Scrolling, ottimo. Ovviamente Firefox è un browser completamente diverso, basato su un altro motore, quindi andrà a performare in modo completamente diverso. Come vedete Firefox ha alcuni piccoli problemi in un leggero lag quando noi iniziamo a scrollare, ma questo è abbastanza normale e non è assolutamente da preoccuparsi perché è il browser che è fatto così. Menu laterale, ottimo. Anche menu delle news, ottimo. Andiamo come di consueto sul sito del Corriere. Corriere la sera, mettiamo il sito desktop, sì scusatemi ma ho messo il sito non normale ma soltanto su una pagina da richiedere, Corriere la sera, eccoci qua,
Adesso siamo momento a desktop. Corriere della Sera. Il caricamento con Firefox è leggermente più lento. Per ora sembra che Chrome è veramente molto ottimizzato su Android 4.4 e non trova nessun problema su KitKat, mentre invece Firefox a quanto pare ha bisogno ancora di alcuni riferimenti. Però, come vediamo, comunque lo scrolling è ottimo, il pinch to zoom è ottimo, anche il panning è ottimo. Quindi nessun problema assolutamente nelle prestazioni web di questo smartphone di casa Google di nuova generazione. Veramente sono rimasto sorpreso dalla potenza di questo processore e dalla fluidità del sistema. Devo ammettere che non ho trovato ancora di meglio, tranne nel browser. Vorrei veramente vedere il browser di Android Stock AOSP su il Nexus 5 per vedere come performa. Essendo che serve una ROM modificata per averlo, faremo focus più avanti su delle ROM modificate da installare su Nexus 5 appena saranno disponibili qualcosa di interessante. Per ora è tutto da Simone. Ciao a tutti!